E che cos'è la motivazione secondo voi? Prego? Un motivo per l'azione. Altro? La motivazione è un fatto culturale, è una sfida con se stessi, con gli altri, con l'ambiente. La motivazione è la benzina. Se voi avete una Ferrari e non avete benzina, va avanti? Va avanti? No, meglio una 500 con benzina. Quindi la motivazione è fondamentale, è uno degli elementi imprescindibili per crescere. Una motivazione straordinaria. Voi pensate che la letteratura è piena di storie. Mi ricordo quando andavo a scuola che lessi di questa madre che il bambino, suo figlio, era finito sotto un carretto pesantissimo che neanche due persone avrebbero sollevato e lei riuscì a sollevare. Questa è la motivazione. La motivazione è come la forza, non è mai uguale per nessuno. Quando uno dice, ma hanno motivazione, sì, ma c'è una motivazione debole, forte, fortissima, straordinaria, eccezionale. Ecco, quelli che hanno questa motivazione eccezionale sono quelli che alla fine sarà più facile che vinceranno, perché incrementeranno tutte le loro capacità di apprendimento, capacità cognitive, non saranno mai soddisfatti, cercheranno sempre un miglioramento. Non facevo parte di quel gruppo di persone che dicono mio figlio non studia mai, è il più bravo di tutti. No, io ho sempre creduto che lo studio, l'applicazione, la voglia di migliorarsi fossero elementi imprescindibili. E quindi chi non lavorava non lo volevo. Ma per avere successo, allora, vi ho detto già alcune cose, ne aggiungo altre. Intanto bisogna avere un grande sogno, tanto il sogno costa poco, no? Perché allora sognare in piccolo. Allora, avere questo grande sogno è importante. Diceva un grande scrittore, Paolo Coelho, che la capacità di realizzare un sogno rende la vita interessante. Ed è vero, grazie a Dio e grazie al lavoro sono diventato grande di età senza accorgermene. Perché sono sempre così impegnato e sono sempre alla ricerca di un miglioramento. Mi sembra sempre di dover imparare. Non sono mai sazio da apprendere. Il nuovo mi eccita. Se io vado in bicicletta da corsa e faccio una discesa ripida, giro la bicicletta e lo faccio in salita. Sono sbagliato? Tutti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro. Fammi indovinare. Tu vuoi che creda alle tue? No. Io voglio che tu smetta di raccogliere informazioni dall'esterno e che inizi a trovarle dentro te stesso. Fai parte di una specie di setta, per caso? La gente teme quello che ha dentro, ma è l'unico posto in cui troverà tutto quello che serve. Perché non riesci a dormire? Forse perché a notte fonda, quando i rumori si attenuano e sei lì sdraiato nel letto e non c'è nessuno tranne te, allora forse hai un po' paura. Paura perché d'improvviso sembra tutto così vuoto. Dimmi che non vuoi essere soltanto qualcuno che sale su quegli anelli ed esegue una o due acrobazie ben fatte. Dimmi che vuoi essere qualcuno che usa tutta la sua mente, il suo corpo, in modi che gran parte della gente non oserebbe mai fare. E io ti allenerò, Dan, ad essere un vero guerriero. Se non studi, se non ci lavori su, se non ti dedichi in mente e corpo a migliorare ogni singolo giorno, non sarai mai capace di esprimere il tuo talento nel modo in cui vuoi. L'unica cosa che mi distingue da molti altri è che non ho paura di morire su un tabula. Puoi avere più talento di me, puoi essere più intelligente, ma se entrambi saliamo su un tabula, è una delle due. Tu molli prima o io ci lascio la pelle. È così che funziona. Non devi partire con l'idea di costruire un muro in te. Non ti metti a costruire un muro. Non devi pensare adesso costruisco un muro gigante, enorme, il più grande muro che sia mai stato costruito. Non parti da me. Parti dicendo adesso metto giù questo mattone nella maniera migliore che un mattone possa essere. E fai così ogni singolo giorno.
Voglio che la mia vita, voglio che il mio lavoro, la mia famiglia, voglio che significhino qualcosa. Voglio rappresentare un ideale, voglio rappresentare possibilità, voglio rappresentare l'idea che tu puoi davvero realizzare i tuoi desideri. Io ci credo davvero, credo di poter realizzare qualsiasi cosa io voglia realizzare. Ci devi credere tu.